una registrazione. Allora, e dicevo, i quattro problemi che abbiamo analizzato, io ho analizzato l'altra volta. Allora, devo essere onesto, io ogni tanto ho fatto, ho usato queste tecniche qua di programmazione partecipata, no? Su progetti un po' più piccoli. Però questo qua si è dimostrato veramente, insomma, anche per i contenuti che ognuno di noi ha messo in campo, piuttosto elevato, no? Elevato e anche grande, no? Insomma, anche rispetto ai metodi, se vogliamo, che abbiamo un po' imparato, o che gestiamo, insomma, in Sequoia Livana, bisogna darsi delle regole su poi come proseguire una struttura comunque abbastanza complessa come questa, no? E nell'ultima settimana, subito dopo l'incontro, dove abbiamo di fatto inquadrato quello che era questo albero dei problemi, no? Come abbiamo fatto, io ho preso contatti con i formatori che di fatto mi hanno insegnato a utilizzare queste tecniche qua, no? Che sono dei formatori, insomma, assolutamente competenti, che in particolare c'è Paolo Rosso dell'Ocse di Trento, per lo sviluppo locale, e il professor Bramanti Pronto? dell'Università di Università. Pronto? Sì, ciao, ciao. Io intanto No, no, mutisco Pierpaolo. Allora, detto questo, gli abbiamo sottoposto a loro questo albero dei problemi. E ci siamo trovati stamattina con loro, ok, un'oretta e mezza, prego Michele, vieni, siediti pure dove preferisci. Allora, ci siamo trovati con loro stamattina e abbiamo praticamente raccontato loro, scusate, ok, abbiamo raccontato loro perché sto facendo accedere, stiamo subendo uno Zoom bombing. Avrò cacciato fuori 30 persone. Ci toccherà cambiare il link la prossima volta. Allora, abbiamo sottoposto loro questa cosa qua, no? Nel frattempo, che loro hanno analizzato tutto questo lavoro qua, io nel weekend ho fatto quello che è un lavoro, tra virgolette, di background, no? Che non ho condiviso con voi, ma anche perché comunque i passaggi sono abbastanza semplici e logici, di passaggio dall'albero dei problemi all'albero degli obiettivi. Oltre al fatto del passaggio dalla causa dei problemi, che è l'ultima colonna, questa qui, no? Se vogliamo, la causa del problema, a quelle che poi diventano le azioni da portare avanti, no? Allora, abbiamo fatto questo lavoro qua. Abbiamo sottoposto, diciamo, agli altri, con la Ivana, anche questo lavoro qui, e di fatto, commentando poi tutto il lavoro, siccome la struttura era piuttosto complessa, come vedete anche voi, no? Perché comunque c'è tanta roba qua. Abbiamo comunque identificato quelli che sono, diciamo, due tematiche, due tronconi principali di tutto questo lavoro, no? Che abbiamo, diciamo, un po' definito come il soggetto che compie le azioni e l'oggetto che si compie, no? E in particolare l'oggetto sono ovviamente il nostro territorio, quindi vuol dire i prati, i pascoli, i castagneti, il coltivo e il bosco, no? Il soggetto, se vogliamo, è l'organizzazione piuttosto che gli interlocutori dell'organizzazione, no? E quindi abbiamo valutato di unire un po' questi problemi qui, no? Cioè, questo qui l'abbiamo trattato come un problema unico e il tema, se vogliamo, quindi il tema oggettivo come un problema unico e il tema soggettivo come un altro problema unico, no? Giusto per spiegarvi. Allora, il risultato di questo lavoro è più o meno questo. Adesso questo qui lo nascondo perché lo tiriamo fuori dopo. Allora, abbiamo di. Scusa Luca, io non Prego. leggo niente. Ah, sì, va bene, vediamo se riesco a fare un po' meglio.
tra l'altro, ma ho condiviso lo schermo, sì che hai condiviso, ok. Ecco, allora, va meglio. Ok, ok. Allora, abbiamo definito due problemi generali, ok, che uno è la gestione del prato, del pascolo, dei castagneti e del bosco, no? Da quelli che erano questi due problemi generali. E abbiamo unito anche quelli che sono i problemi specifici. Cioè, diciamo, abbiamo messo allo stesso livello anche quelli che sono i problemi specifici. In particolare, che la filiera zootecnica a questo punto è diventata un obiettivo e ben sviluppata. La filiera dell'elemento identitario del castagno è valorizzata. I nostri terrazzamenti sono curati e il nostro legname è certificato di alta qualità, no? Allo stesso modo abbiamo fatto questa cosa qui. Questo qui è l'oggetto, no? Del progetto. L'abbiamo fatto anche sul soggetto che compie, se vogliamo, queste attività, no? Che è questa roba qui. Cioè, praticamente abbiamo l'obiettivo, il secondo obiettivo generale è diventato: siamo organizzati internamente, gestiamo bene i rapporti con i soci e sensibilizziamo gli altri circa le nostre attività e i risultati che otteniamo, no? E quindi abbiamo messo che abbiamo visioni interdisciplinari, che le adesioni all'associazione crescono sia all'interno del comune di Stregna che all'esterno, okay? E che conosciamo le opportunità presenti sul territorio e collaboriamo con loro. Quindi diciamo che nella nostra attività adesso, quello che stiamo sviluppando, siccome il problema è abbastanza complesso, in verità sono due alberi, no? Che sono tutto fuorché indipendenti, no? Cioè, nel senso, li abbiamo costruiti insieme, però insomma anche per i metodi che stiamo utilizzando vale la pena avere una struttura così a tre livelli, su due bracci. E questo qui è quello che abbiamo fatto, no? Allora, detto questo, ci sono delle aree gialle, no? Avete visto che sono questo giallo chiaro, no? Perché comunque, un po' confrontandoci con la Ivana anche poco fa, ovvero anche magari in maniera indipendente io, leggendomi un po' tutto quanto questa roba qua, ho trovato delle cose comunque da completare. Ovvero delle tematiche che sono simili, se vogliamo, no? E non so, prendiamo ad esempio il fatto che ci sono imprese di trasformazione casearia, no? E prima ci sono imprese zootecniche. Praticamente questa qui e questa qui le abbiamo messe insieme e abbiamo scritto che ci sono imprese professionali zootecniche e di trasformazione casearia. E quindi vuol dire che ci abbiamo messo dentro anche la meccanizzazione, perché sono professionali, e comunque riguarda tutto un po' la zootecnia, se vogliamo, no? Allo stesso modo, siccome abbiamo messo dentro le imprese professionali qua, e quindi diciamo il tema della meccanizzazione anche qui dentro, abbiamo tolto da qua sopra, tra le azioni, ci sono imprese professionali che fanno sfalcio e o pascolo, perché il pascolo è nella zootecnia, chiaro? E quindi invece, come sappiamo benissimo, ci sono determinate attività qua di persone che fanno esclusivamente sfalcio. Avete capito? Andando avanti, adesso io queste cose qua che ve le ho raccontate, prima di cancellarle, comunque vedremo. Allora, su questo albero qui, no? Adesso poi andremo ad approfondire, ma penso che queste considerazioni che vi ho fatto siano abbastanza condivise. Cosa dite? Ok? Quindi, banalmente, si possono rimuovere. Ok. Un po' più complicato, perché ce n'erano un po' di più, un secondo che faccio un po' di pulizia qui, e poi vedremo, erano, diciamo, le azioni legate a questa cosa qui. Allora, abbiamo unito il fatto, vi ricordate, avevamo due voci qua, no? Abbiamo risorse interne ed esterne, no? Abbiamo messo tutto in una stessa voce, e comunque sono delle cose compatibili.
Questo qui vediamo se svilupparlo, perché comunque è una roba un po' più tecnica, se vogliamo, come si potrebbe dire, perché è un po' anche l'attività che stiamo facendo. Abbiamo deciso quali obiettivi porci a breve, medio e lungo termine, no? E io ho voluto mettere dentro questa voce qua con l'intenzione soprattutto di prevedere un aggiornamento degli obiettivi, non so, con cadenza annuale, biennale, poi lo vedremo, no? Anche perché comunque quello che definiamo poi si modifica pian piano andando avanti, no? Ho messo dentro questa voce qui che abbiamo deciso chi monitora l'avanzamento del nostro progetto e lo abbiamo monitorato, perché comunque a un certo punto bisogna anche capire se stiamo portando avanti le cose che ci siamo detti, no? E anche qui ci sarà, non so, una cadenza semestrale, banalmente. Potrebbe farlo anche il direttivo, questa roba qui, per capire un po' com'è lo stato di avanzamento, cioè nel senso, non necessariamente la cosa. Poi ho messo dentro una cosa, allora la Erika mi raccontava l'altro giorno che ci siamo visti, che capita che ogni tanto qualche socio che si è preso la responsabilità anche nei confronti di dei soci che magari di proprietari che non sono conferenti, che ogni tanto parte qualche attrito tra i soci proprietari conferenti e gli stessi proprietari della stessa particella. Non so, mi viene in mente che magari Michele va d'accordo con i suoi fratelli, però ci sono altre famiglie, sappiamo benissimo che non c'è tutto questo accordo, no? Ma anche perché molto spesso ci sono degli attriti interni, insomma, che in qualche maniera devono essere superati, no? Intanto è arrivato Zambon, e vediamo, mettiamolo qua. Quindi, diciamo, ho aggiunto questa azione e poi vedremo come, ok? E tuteliamo i soci rispetto ad eventuali rivendicazioni di diritti di altri aventi titolo sui terreni conferiti all'associazione. Cioè, nel senso, io credo che nei confronti di chi entra possiamo fare delle azioni, no? Affinché all'interno di tra quei proprietari la cessione della gestione sia più condivisa, no? E quindi poi vedremo come fare questa cosa qua, però secondo me è una cosa abbastanza importante. Sono conosciuti i prodotti del bosco e del prato e i servizi. Queste qui sono delle cose, vabbè, questo qua potevo anche evitarlo di mettere in giallo, è abbastanza chiaro, credo. Vedi, è interessante, no? Se vogliamo anche cercare di collaborare con queste reti un po' parallele a noi, o comunque, insomma, che si occupano anche loro al loro modo del territorio, no? Ho aggiunto, oltre alle reti enogastronomiche, anche le reti ricettive, quindi vuol dire chi, non so, albergo diffuso, bed and breakfast, chi offre ospitalità, diciamo, dal punto di vista della ricettività, ok? Poi abbiamo messo dentro queste due cose qua, che abbiamo competenze nel settore zootecnico. Allora, qua si discuteva con la Ivana se mettere questa cosa qua dove si parla di zootecnia sopra, no? Allora, teniamo presente che comunque alcune azioni che possiamo fare possono aiutare a sviluppare diversi obiettivi, no? Ad esempio, noi, per come l'abbiamo pensata fino adesso, abbiamo competenze nel settore zootecnico, aiuta a conoscere le opportunità presenti sul territorio e a collaborare con loro, no? Questa qua, diciamo, è la motivazione che ci diamo. E allo stesso modo conosciamo le potenzialità del castagno e delle sue varietà. Questo qua aiuta a conoscere le opportunità, no? Poi vedremo cosa abbiamo fatto. Adesso, non so, capisco di essere stato anche un po' lungo, ma insomma, credo che queste tematiche qua siano abbastanza condivise. Cosa dite? Anche questo tipo di ragionamento. È abbastanza importante fare bene queste cose qua, no? Sì, poi vedrete che anche le azioni, man mano che andiamo avanti con i lavori, e forse, ma speriamo di no, anche gli obiettivi specifici,
si adegueranno pian piano, cioè potranno cambiare leggermente, diciamo la struttura rimarrà quella, però vedrete che poi man mano che vengono fuori le idee, abbiamo visto già negli altri incontri, no? Quando incominciano a macinare le idee, come il confronto, come vengono fuori i temi. Luca, prego. Luca, scusami, però più che azioni mi sembrano risultati da raggiunti o da raggiungere. Sì, diciamo che io ho usato il presente. No, no, ma a parte quello voglio dire, no? Ma dici, abbiamo facilità nell'analizzare i dati catastali. Mi sembra meno un'azione piuttosto che una fase finale, diciamo, un risultato. Sì, ho capito, capito. Potremmo metterlo, potremmo declinarlo in un altro modo. Dove l'hai letto quello? No, ma al di là, sono tutte uguali, Luca. Il concetto è che più che azioni singole, mi sembrano, diciamo, risultati da raggiungere o raggiunti. Sì. No, nel senso che l'azione per me è, ad esempio, quando dici che abbiamo facilità nell'analizzare i dati catastali, l'azione è quella di acquisire i file dei dati catastali, per esempio, no? Non so se sì, diciamo che i file ce li abbiamo già, no? Il discorso è che ancora in questo momento, soprattutto ad esempio sui dati catastali, non ci siamo coordinati ancora a lavorare insieme sullo stesso database. Adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico, però tante volte ci lavoro io e non riusciamo a lavorarci in maniera centralizzata, capisci? E questo è un problema, perché quando fai elaborazioni complesse rischi di perdere poi l'informazione. Ok? Qui io ci sto lavorando con l'UTI della Carnia che mi dia una mano a sta roba qua, no? E dov'è quella roba lì delle robe catastali? Dove l'abbiamo messa? Scusate. Qui dentro. Abbiamo facilità nell'analizzare i dati catastali, no? E, vabbè, vi ho spiegato che cosa intendevo con questa cosa qui, no? E, Luca, prego, prego Ivana. Se posso, dimmi tu se mi dai la parola adesso. Vai. Ma rifletti su quanto ha detto Renato, che credo sia utile, secondo me. Anche pensando al collaboriamo, prendiamone uno a caso. Quali azioni quindi come inserire un'altra colonna nella nostra, insomma, da un punto di vista metodologico, cosa effettivamente fare per far conoscere la rete sentieristica, che si collega poi al lavoro che abbiamo fatto prima sugli indicatori, oppure adesso collaboriamo il risultato, collaboriamo con le reti ricettive, e dunque quali attività fare per arrivare a questo risultato? Quindi non è che dobbiamo farlo adesso, però l'input lo trovo corretto, lo trovo interessante, sì. E diciamo che poi si sviluppa le attività, no? Sulle azioni. Sì, anche valutiamo se tenere il termine azioni, valuta se tenere il termine azioni piuttosto che risultati. O attività? Risultati attesi piuttosto. Sì, va bene. Ma valutiamo adesso, insomma, sono ragionamenti quasi metodologici, però hanno un significato operativo anche, sì. Chiaro. Allora, comunque, vabbè, abbiamo fatto questo, no? Adesso al di là di come si declina le frasi. È utile comunque, perché cioè, è corretto, perché come si ragionava prima sui problemi, questo passaggio qua invece poi è stato diretto, se vogliamo, sugli obiettivi, no? Cioè, era più facile ragionare sui problemi, come vedete. Un secondo che faccio una pausa.
Scusate, ma c'è stato un lutto tra un dipendente e con un dipendente, allora ho preferito salutarlo. Bene, allora, questo qua è più o meno il lavoro come l'abbiamo impostato, no? Adesso, insomma, c'è qualche commento, diciamo, su questa struttura qui che qualcuno vuole fare? Pierpaolo, tu che la padroneggi forse un po' più di, degli altri anche. Ma io, scusa, più che avere un elenco di risultati attesi, cioè avrebbe completato con un discorso di cosa fare per ottenere... Adesso lo faremo. Allora, detto, ecco. Adesso lo faremo. In generale... Comunque diciamo che quello che noi stiamo dicendo è che, prendiamo uno facile, no? Prendiamone uno corto, che non so, nessuno è corto. Ma se noi facciamo queste cose qua, tipo abbiamo recuperato i castagneti storici, abbiamo aree di castagneti omogenee di dimensione adeguata, abbiamo i prodotti del castagno valorizzati, queste tre azioni qua, questi tre risultati, chiamali come vuoi, contribuiscono a valorizzare la filiera dell'elemento identitario del castagno. E questo, no? Abbiamo, ma certo. Adesso non abbiamo. Certo, adesso non abbiamo. Io la metto sempre al presente, questa cosa qua. Si può anche scrivere sarà. No, ma va, no, benissimo. Certo. Io mi piace, no? Ok, è più facile scriverlo nel presente e ragionare sul presente per quel che mi riguarda, senza fare un'altra faccione. Comunque, bon, più o meno questo è quanto. Allora, quello che si fa adesso è nascondere queste due colonne e lavorare sulle azioni. Io direi, facciamo, vediamo se si riesce a zoomare ancora un po', che così non facciamo confusione. Allora, risultati attesi, mi hanno detto. Ivana, secondo te partiamo da questo qui o da quello della sensibilizzazione? Forse è più facile partire da questo, sai? Sì, ok. È più facile da questo. Allora, quando ci siamo confrontati con l'Ox e con il professore stamattina, siccome questo qui è un progetto complesso, no? Ci è stato consigliato in maniera abbastanza, diciamo, che per quel che mi riguarda anche è stata recepita come indicazione, di definire degli indicatori sui risultati, perché noi vogliamo raggiungere quel risultato, ma che cos'è che ci dice che abbiamo raggiunto quel risultato? Questa è la domanda, no? Cosa ci dice che abbiamo raggiunto quel risultato? Allora si definiscono degli indicatori. Ok? Allora, sarà divertente questo, eh? Prendiamo il primo. No? Risultato atteso. Ci sono imprese professionali che fanno sfalcio. No? Qual è l'indicatore? Allora, diciamo, gli indicatori sono formati da due caratteristiche. Uno che è la definizione dell'indicatore e uno invece che poi è la quantità. In un secondo momento lavoreremo sul tempo in cui vogliamo raggiungere questo indicatore e su chi lo raggiunge o chi lo fa o chi esegue l'azione, no? O chi esegue l'indicatore. Quindi... diciamo, io e la Ivana, in maniera un po' così anche accelerata, oggi pomeriggio abbiamo buttato giù delle ipotesi di indicatori, che teoricamente sono coerenti, ma ovviamente possono essere anche, anzi, devono essere completate. Perché, cioè nel senso, noi ci abbiamo provato, ed era soprattutto per arrivare a una discussione adesso, no? Mettere sul tavolo qualcosa su cui discutere. Prendiamo
Oh, vabbè, ci sono imprese professionali che fanno sfalcio, no? Adesso noi abbiamo messo in maniera generica. Allora, quando facciamo questa cosa qua, io invito, voglio mettere un paletto, se siamo d'accordo. Pensiamo ai terreni gestiti dall'associazione fondiaria. Cioè non usciamo fuori dal contesto dell'associazione fondiaria, soprattutto quando parliamo dell'oggetto. Noi adesso stiamo parlando dell'oggetto, quindi dei beni su cui lavoriamo, no? Prato, bosco, castagneto. Quindi fermiamoci nel contesto dell'associazione fondiaria, non andiamo a vedere cosa succede fuori. O non andiamo a costruirci aspettative su quello che succede fuori, ma su quello che vogliamo succeda dentro, perché noi lavoriamo dentro. Quindi ci sono imprese professionali che fanno sfalcio, un indicatore è il numero di imprese professionali che fanno sfalcio in 5 anni o all'anno, no? Numero di imprese all'anno, si può anche mettere così, non so, mi viene in mente, qua si potrebbe mettere 3. Poi magari ci si può ragionare un po' di più e lo faremo, no? Comunque, prima di lavorare sulle quantità, e magari io invito a farcelo ognuno il ragionamento internamente, perché sennò si rischia di andare a fare un passo troppo lungo. Lavoriamo sulla definizione dell'indicatore, ok? Quindi sulla colonna, su questa colonna qua. Lavoriamo su questi prima tre, su questi primi tre, che comunque insomma ci sono. Io ho fatto delle ipotesi, eh? Ci sono imprese professionali che fanno sfalcio, numero di imprese. Ci sono imprese professionali, zootecniche e di trasformazione di casearia, numero di imprese anche qua, no? Di trasformazione casearia e di imprese zootecniche. Sappiamo che le imprese zootecniche possono essere di diverso tipo, cioè possono fare sia carne che latte, no? Perché è quello che un po' avviene. Queste qua ce le abbiamo, le zootecniche in generali, però di trasformazione casearia per adesso non ce le abbiamo. E comunque io credo che sia un indicatore che potremo raggiungere nei 5 anni. Cioè, auspichiamo di raggiungere, no? E lavoreremo per questo. Abbiamo infrastrutture per le attività pascolive. Luca, prego. Posso? Alla luce di quello che dicevi, per quanto riguarda le imprese zootecniche, forse il numero di nuove imprese zootecniche, visto che alcune già sono presenti, che lavorano nei vostri terreni, quindi andiamo a valutare quante nuove imprese vengono coinvolte all'interno dell'ASFO? Forse, forse su quelle casearie si potrebbe metterlo, visto che non ci sono. Ok. E quindi nel caso delle imprese zootecniche, che cosa vogliamo verificare? Perché abbiamo detto che il risultato è che ci siano imprese professionali, sia zootecniche, che sia latte o carne in questo momento, ma anche di trasformazione casearia. Con almeno 50 UBA. Ok, quindi la dimensione, quindi ci interessano imprese più grandi. Sì. Imprese più grandi. Non sarà un'ipotesi, no? Sì. Io mi permetto, ma valuto... UBA è la massa, è l'unità di bovina adulta. Una mucca è un UBA, 6 pecore sono un UBA, 10 capre sono un UBA, tipicamente. Bon, il nostro indicatore potrebbe essere tranquillamente 30 UBA. Sì, va bene, boh, va bene, anche 20. Facciamo così, 30, dai, va bene, suggerimento va bene. Comunque avete capito, no, cos'è l'UBA? Sì. Zootecniche, qualcuna ce l'abbiamo già, però cioè, è importante anche mantenere quelle che ci sono già, non è così scontato. Mi permetto, ma valuta tu chiaramente, Luca, se fare il ragionamento direttamente su un'ipotetica quantità target, già che siamo lì, già per non dover tornare sulle stesse, ma valuta tu chiaramente. No, volendo, allora noi adesso abbiamo 26 ettari, no? Potenzialmente sono 26 UBA puliti, perché un ettaro è un UBA. No? E quindi Francesco dice 36 UBA, è corretto, no, 30 UBA, anche perché comunque la previsione di pulizia di quest'anno sono 6 ettari, no, cioè, ci sta, tra l'altro anche la previsione sul primo anno, no? È
più facile ragionare sul primo anno, poi vedremo magari come dimensionare la roba nei prossimi anni. Cioè, nel senso, possiamo anche immaginare di crescere, no? Quindi dire, non so, 30 UBA il primo anno, 40 UBA il secondo anno, o cose così. Come possiamo scriverlo questo, Ivana? Numero di imprese zootecniche con UBA in crescita. Modificabili nel periodo, l'aspettativa migliora. In crescita rispetto all'attuale. Aziende zootecniche con UBA minimo di 30 entro 5 anni, potrebbe essere. Sì, troppo, perché poi magari ci accontentiamo anche di qualche azienda con qualche UBA in meno. Boom. Anche perché 30 UBA sono le dimensioni di 150 pecore. 160, 180 pecore, tanto, non è pochissimo. Vabbè. Comunque è interessante. Un aspetto tecnico che vabbè, possiamo approfondirlo, ma andiamo avanti sugli indicatori, secondo me. Poi queste robe qua tecniche magari ci riserviamo di analizzare un po' dopo, cosa dite? Perché sennò qua rischiamo di fermarci su queste e poi magari, cioè, vale la pena, secondo me, metterci d'accordo sugli indicatori. Poi magari in maniera più tecnica definiremo delle quantità in base a delle conoscenze e magari faremo un altro passaggio in maniera da condividere anche i numeri, oltre al titolo dell'indicatore. Io farei così, perché sennò viene troppo casino. Vabbè, abbiamo infrastrutture per le attività pascolive, io ho messo metri di recinti, e poi vedremo chi li fa, metri di distribuzione dell'acqua, abbiamo questo problema qua di gestire soprattutto in quota, no, l'acqua, e numero di caseifici ho messo anche, no? Cioè, se dobbiamo fare un'infrastruttura, se dobbiamo fare zootecnia. Però c'è già nelle nuove imprese di trasformazione. Sì, anche. Non l'avevo vista, sì. Va. Decidiamo se lasciarlo lì o metterlo sopra. È uguale. Potremmo toglierlo, in effetti. Sì. Perché imprese di trasformazione è già richiamato sopra. Chiaro. Intanto lo metto così. Comunque ad occhio lo toglieremo. Siamo d'accordo? Allora, si potrebbe mettere anche più indicatori. Vedete che ogni tanto ne mettiamo uno, ogni tanto ne mettiamo due. Perché magari sono delle cose complementari, no? Cioè, tipo questa qui, zootecnia e trasformazione casearia. Quindi ci abbiamo messo due indicatori. Infrastrutture sono di diverso tipo. Ok? Ok, vado avanti. Facciamo, senza far tanto confusione, facciamo questi. Abbiamo aree omogenee e di dimensione adeguata a prato, no? Io ho messo numero di aree omogenee prative di almeno tot ettari. Non so, tipo adesso abbiamo, se dobbiamo prendere la situazione attuale, abbiamo tre aree omogenee. Tre. Stregna, Tribil di Sopra e Ubizza. Perché lì abbiamo abbastanza, abbiamo messo bene, no? Oppure si potrebbe mettere un indicatore anche sul numero di ettari. Qua ci starebbero due indicatori. Perché comunque bisognerebbe anche, cioè, aumentare il numero di aree omogenee, ma anche aumentare il numero di ettari di quell'area omogenea, no? Qua ci sta un altro indicatore, cosa dici, Ivana? Sì. Quindi diciamo numero di aree omogenee e diciamo crescita dell'area omogenea? È già acceso. Non può essere un indicatore crescita. Quindi crescita, superficie, sì, no, superficie complessiva, superficie complessiva. Sì, di aree, esatto, omogenee. Perfetto. Superficie complessiva di aree, giustissimo, bello questo, omogenee, ok, lo metteremo poi anche dopo, di almeno, questo qua lo possiamo dire, abbiamo un'area di circa 4 ettari qua, a Stregna, abbiamo un'area di circa 10 ettari a Ubizza, e abbiamo un'area di circa 15 ettari a Tribil di Sopra. Io direi di mettere l'indicatore sul numero minimo.
aree omogenee prative di almeno 5 ettari. No? Boh, magari questo qua potremmo anche farlo crescere. Bene. Buttiamo giù un'ipotesi, però insomma, almeno è giustificata. Abbiamo valorizzato altri prodotti del prato, del foraggio, del pascolo, e qui abbiamo messo il numero di altri prodotti valorizzati come indicatore, poi ci lavoreremo su quali sono i prodotti. E abbiamo recuperato i castagneti storici, numero di piante di castagno storiche gestite. No? Gestite e ripulite, recuperate, recuperate e gestite. Recuperate e gestite. Abbiamo aree di castagneti omogenee di dimensione adeguata. Questo qui area prato. Beh, qua siamo tutti sempre nel prato, possiamo lasciare solo questo indicatore qua sulla superficie complessiva. Perché il castagno poi non lo consideriamo prato, abbiamo detto. L'importante è ricordarsi. Sì. Ora omogenee, quindi mettiamo sia prati che castagni, mettiamolo così. Pratica. Sia prati, prati, castagni, e terrazzamenti, no? Ok. E qui abbiamo messo numero di aree omogenee castanili, no? Allora, al momento attuale, di superfici castanili ad occhio che abbiamo conferite, Michele, abbiamo le vostre due qua dietro, che abbiamo generato in affitto, che saranno 2 ettari. Abbiamo superfici castanili conferite a Oblizza, almeno catastalmente castanili, che sono quelle sopra il paese, che ad occhio saranno almeno altri 2 ettari. E poi ci stanno entrando superfici castanili sotto Planino. E diciamo che possiamo considerare già dentro. Anche il tuo, no? E quindi diciamo che al momento attuale siamo tra i 6 e 8 ettari di superfici castanili ad occhio. No? Quante aree omogenee di superfici castanili? Dai, cresciamo. Io dico qua, cioè, abbiamo definito, no, se vogliamo, Ivana, l'elemento identitario del castagno. Cioè, poniamoci un obiettivo abbastanza ambizioso, direi qua. No? Ma è ambizioso e realistico. È realistico. Cioè, raddoppiare le attuali nel primo anno. E dai, ci sta poco, sono grandi le superfici castanili. Non so, mi viene in mente su Atribili di sopra, non abbiamo ancora niente di superfici castanili con tutte quelle che ci sono, tra quelle abbandonate. Anche a Dughe, no? Numero di aree omogenee di almeno X ettari, ma io direi almeno ne abbiamo 3, direi 6, 8, 6. Di almeno, no, di almeno 2 ettari. Almeno 2 ettari. Scusa Luca, una curiosità. Queste aree castanili sono già innestate? Sono sì, già... tutte, sono tutte castagneti storici. Castagneti storici innestati, quindi non sì. C'è da fare operazioni di questo tipo. Diciamo che l'area, sì, esatto. Diciamo che quelle che stiamo definendo noi adesso, ecco, questa qui è una differenza che si potrebbe fare. Nel senso che potrebbe valer la pena fare un ragionamento sia sul castagneto storico, da recuperare, quindi soprattutto dal punto di vista paesaggistico, ma sia sulle aree omogenee da destinare a nuovi impianti. Però quelle lì sono prato. Quelle sono prato. Quindi è già sopra nell'indicatore sopra. Volevo semplicemente dirvi che probabilmente in altri contesti dove ci sono molti cedui degradati, anche perché magari ammalati per il cancro del castagno e così via,
soprattutto in una logica di intervento pubblico, si è fatta anche una buona gestione del castagnetto aceduo per la produzione di paleria, che ha un certo mercato, per esempio nel campo anche dell'ingegneria naturalistica, oltre che nelle attività di manutenzione. Ecco, se aveste questi contesti, cioè cedui degradati da recuperare, ecco, pensate anche a questa filiera, che è una filiera interessante, perché per esempio il comune, le sue attività di manutenzione anche del verde pubblico, di sentieri, di piccole infrastrutture, può essere l'attivatore di una domanda di questi prodotti. E difatti è un po' quello che siamo, sai, perché nell'ultima settimana ho trovato un fornitore di paleria locale, dopo che l'ho cercato per 6 mesi, e che tra l'altro ci fa anche un ottimo prezzo, 7 euro a palo con la punta, castagno o acacia, che rispetto ai prezzi che abbiamo analizzato, diciamo anche in passato, anche forniture in giro per l'Italia, è un prezzo assolutamente concorrenziale, Michele. Erano tutti sopra gli 8 euro, più o meno. E questo qua è a 3 chilometri, da qua. Sì, è un imprenditore. Cioè, ce n'è uno solo qui nelle valli che fa pali, e che è Martin, appunto, la moglie. Ok, e poi ci abbiamo messo i prodotti del castagno sono valorizzati, il numero di prodotti di castagno individuati valorizzati. Qui si faceva ragionamento sulle farine piuttosto che su altri prodotti, non so, tipo anche artigianato, che non ne so, mettiamolo. Magari se vi viene qualche idea adesso ditela anche su questa cosa qua. Io non sono molto professore, anche lei Petanella che è una valanga di idee. Farine, artigianato ci sta, perché insomma anche pensiamo a tutto l'utilizzo, no, del castagno per travi. In passato c'era l'utilizzo industriale, l'estrazione di tannino. È tornata molto di moda. Perché i sostituti di tannino naturale sono scarsi, non possiamo più importarlo così facilmente come nel passato, e siamo in Italia dei grandi produttori adesso di tannino. C'è un'impresa molto grande che è piemontese, toscana, che opera in questo mercato, però lavora su grosse quantità. E la castagna tal quale? No, la cosa più banale, se vogliamo. Ah beh, sì, ovvio. Beh, diciamo che noi i prodotti... Ah sì, ovviamente. Eh beh, però sì. La vendiamo bene, no? La confezioniamo bene. Scriviamo calda arrosta. La castagna, ovviamente. Il prodotto fresco. Il prodotto fresco, sì. Sapete che c'è un export a livello nazionale delle città del castagno cosiddette, che è un network molto interessante da seguire, perché è un network di scambio di informazioni su idee, soprattutto di marketing. Ci sono delle iniziative molto simpatiche, tipo l'adozione del castagno o la vendita di un servizio per 50 euro che comprende la possibilità di andare a raccogliere un po' di castagne, un buono sconto per un ristorante locale, l'acquisto di farina di castagna presso un negozio artigianale locale, e degli sconti per utilizzare bed and breakfast locali. Chiaro. Per dirvi che insomma in questo campo la fantasia legata a associare il castagno con l'attività turistica, soprattutto delle famiglie in periodo settembre-ottobre, ha dato luogo a belle iniziative.
Luca, questa la notiamo almeno mentalmente come tra una delle azioni, potenziali azioni per ottenere quel risultato. Visto che dobbiamo scrivere le azioni, questa mi sembra un'ottima, sì, un'ottima idea. Sì, anche nella sensibilizzazione io la metterei in strada. Luca, nella vendita del prodotto ci sta anche la vendita iniziale del riccio. Il riccio quando è ancora verde viene utilizzato tanto per quello che sono le guarnizioni autunnali e anche un buon mercato. Quindi il riccio come si può dire? Addobbo? Addobbo, esatto. Riccio addobbo. Okay. Poi vabbè, comunque ci penseremo, poi vedrete che si integra. Andiamo avanti, che sennò qua moriamo. O meglio, muoio. Che è successo qua? Ah, Città del Castagno, ok, perfetto. Aspetta che lo copio, va, perché sennò poi va a finire. Già l'altra volta ho perso i link che mi passavo. Ok, allora. Mando avanti, gestiamo correttamente i boschi. Ma dove siamo arrivati? No, qua. Sì. Utilizziamo i terrazzamenti per l'attività agricola, risultato atteso, no? Quindi il numero di prodotti dei terrazzamenti valorizzati e il numero di metri cubi, di terrazzamenti ristrutturati. Poi abbiamo aree terrazzate omogenee di dimensione adeguata. Abbiamo messo aree terrazzate omogenee di almeno quanto? No, io metterei un totale qua sulle aree terrazzate. Numero di aree, no, superfici quindi. Superfici. Superficie terrazzata ristrutturata. No? Di almeno niente, perché quello lì qui è la quantità. Uh-huh. Numero di ettari di boschi, allora controlliamo lo sviluppo dei boschi, qua abbiamo spezzato, ma di neoformazione, ogni tanto sono un problema, e quindi abbiamo messo il numero di ettari di boschi di neoformazione controllati. Abbiamo una viabilità forestale adeguata e manutentata, ci ho messo la manutenzione, i chilometri di manutenzione ordinaria e i chilometri di manutenzione straordinaria. Ok? C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Poi potremo cambiare, sempre. Non è che è la Bibbia. Anche il Padre Nostro lo cambiano. Ti vedo preparato, bravo. Siamo così? Ok, ultimo sui boschi. Allora, gestiamo correttamente i boschi e le imprese forestali, operano in maniera corretta e non ci sono i troppi residui delle lavorazioni, no? L'indicatore che abbiamo messo è il numero di imprese che eseguono attività forestale, numero di imprese controllate che eseguono attività forestale. No? Quindi noi c'è l'indicatore per dire che gestiamo bene è il fatto che noi ci facciamo un'attività di controllo. Anche perché è difficile definirlo poi. Scusa, ma abbiamo che strumento abbiamo noi per poter fare controllo? Telefonare alla forestale? Sì, la mamma forestale. Vabbè. Sì, la mamma, se andiamo noi... Questo progetto qua noi lo sottoponiamo al servizio foreste della regione una volta completato, no? E poi vedremo chi è che non fa il suo lavoro, insomma, no? Sì, beh, gli strumenti per controllare le imprese boschive, guardate che ce ne sono tante, partire dai piani di taglio, dai progetti, dai patentini forestali, abbiamo tantissimi indicatori. Sì, si può anche mettere dentro un indicatore a caso, uno di quelli, cioè nel senso, ci sta. Diversi paesi, se là si sporco, arrivano subito.
Poi abbiamo aree boschive omogenee di dimensione adeguata. Qui abbiamo, qui stiamo parlando di selvicoltura, no? E quindi abbiamo numero di aree omogenee terrazzate. Ah, perché ci sono le terrazzate qua? Ah no, qua sono boschive. Ho dimenticato di correggere. Copia in esatto. Boschive di almeno... Di quanti ettari vogliamo alle superfici boschive omogenee? 5. 10-15 ettari. 10? Sì, però con che prospettiva temporale? Perché poi anche quello lì il ragionamento. Se ragioniamo sull'anno, io direi di fare un ragionamento sull'anno, no? Per questo indicatore. Per il primo anno, io direi che se troviamo una superficie boschiva di 5 ettari, siamo già bravi. Ah, io punterei più in alto. Guarda che secondo me è più facile sul bosco che non sul prato. No, non è così, perché sul bosco ci sono molti più interessi economici che sul prato. Ed è per quello che non ci siamo ancora arrivati. Io metterei, dai, mettiamo una via di mezzo, 8. In verità è sempre nel mezzo. Abbiamo valorizzato altri prodotti del bosco, oltre al legname da riscaldamento. Numero di prodotti del bosco valorizzati, vedremo quali. Utilizziamo bene il legname da riscaldamento, e qua c'era tutto il discorso della filiera del riscaldamento. Io come indicatore ho messo il numero di impianti di riscaldamento ad alta efficienza destinatari del nostro legname. Cosa dice il professor Petanella? Le piace? Sì, ok. ci sono collaborazioni con altri portatori di interesse del bosco, legname di pregio e altre cose. Professore, ci aiuta lei? Ma qua io vi ricordavo che probabilmente voi avete una risorsa non particolarmente valorizzata, che invece dal punto di vista economico è importante, i tartufi. Ok, tartufi, ah giusto. E lì farci un po' un occhio. Tenete anche in considerazione la possibilità, per esempio, di piantare delle piantine tartufigene. Provate. È in prova, è in corso una prova. È in corso, ecco. Ok, abbiamo due giovani che si stanno prodigando in questa arte, perché dopo io credo che sia arte, anche l'addestramento dei cani, con interessanti risultati, secondo me. Non per niente, di fatti, compagnie di ricerca di tartufo proprio dal Piemonte hanno iniziato a girare per le valli del Natisone. Lo so proprio, in maniera diretta, e addirittura dei croati, perché sapete che l'Istria è una grande produttrice di tartufi. Fra l'altro l'Italia è il più grande importatore mondiale di tartufi, e molti tartufi li importiamo dalla Croazia, poi li svendiamo, ovviamente li vendiamo come italiani, soprattutto come tartufo bianco d'Alba. E c'è così forte domanda da parte dei croati, che hanno incominciato a entrare in Friuli, insomma, nelle aree di mezza montagna. Bello questo esercizio, cosa dite? Dai, comunque, cioè, onestamente, cioè, su una prospettiva quinquennale la stiamo facendo fuori dal vaso, secondo voi? Grandioso. Eh? È grandioso? No, cioè, grandiosamente fuori dal vaso. Però prendetele una alla volta, prendetele una alla volta. Prendila una alla volta, cioè una alla volta, la sappiamo gestire, poi bisogna strutturarsi, è quello il problema, no? Principale, qual è? Il suo grandioso. Questo è il problema principale, questo qua. E gestiamo i prati, i pascoli, i castagneti del bosco non solo per il legno da riscaldamento. Quello lì è il problema principale. No? Ma quello lì è la fine, non è l'inizio. Luca Postregna mi ha insegnato che se non si fa fuori dal vaso non ha senso. Io la faccio sempre fuori dal vaso. Sempre. Per definizione. Allora, anche perché se non punti a tanto non raccogli niente. Cioè, per me funziona così. Gli obiettivi sono... Eh?
Allora, vediamo di fare questo lavoro qua su questi obiettivi qui, su questi risultati. Questo qua si può cancellare. E, fatemi colorare un po' meglio sta roba perché poi è più facile gestirla. Se no si fa confusione. No. Dove erano questi? Scusate. No, giusto. Sopra. Quindi. Ok, e questi invece. Così. Ok. Allora. Zoom, prendiamone un po' alla volta, i primi quattro. Allora, risultato atteso. Abbiamo risorse umane interne ed esterne formate. Qui abbiamo scritto come indicatore il numero di persone con qualifiche specifiche che ci aiutano di fatto a gestire tutta questa baracca. Che siano interne o esterne all'associazione, no? Non so, sto pensando tipo a me piuttosto che alla Erika in questo momento, risorse interne, magari i tecnici che collaborano con noi come risorse esterne, no? Quindi il numero di questi. E i soci sono soddisfatti perché vengono coinvolti. Prego? Posso? Verifica ovviamente tu. Allora, risorse interne e formate, quindi numero di persone con qualifiche specifiche. Oltre alle qualifiche, anche le competenze e conoscenze. Per quale motivo? Perché pensavo prima, mentre stavamo scorrendo prima, prova ad andare in fondo a questa tabella, ai risultati ultimi, quelli relativi alla zootecnia. Quindi non abbiamo le competenze nel settore zootecnico, piuttosto che le competenze o conoscenze nel settore del castagno e della varietà. Possono rientrare sopra? Chiedo sì, a tecnico. Sì. Ok. Sì. Decisamente, però diciamo che sono, sappiamo bene, no? Che qualche obiettivo si può andare più in là, più in qua, perché comunque c'è, se andiamo a vedere la motivazione, abbiamo già discusso che prima, però magari lo facciamo vedere anche agli altri. Allora, quello che abbiamo fatto qua sopra, no? Tipo sulle competenze, adesso ve lo dico così in maniera veloce, no? Ma per piegare, abbiamo risorse umane interne ed esterne formate. Questo qua ci aiuta ad avere visione ampie e interdisciplinari, no? Invece il tema dell'abbiamo competenze nel settore zootecnico e competenze del castagno e sulle sue varietà sono più che altro legate alle opportunità che il territorio offre, no? Quindi diciamo che le competenze qui sono competenze proprio del territorio, se vogliamo, che non sono generiche che possiamo andare a pescare, se vogliamo, un po' dappertutto. Come si raggiungono? Formazione. Corsi. Sì. Sì. Quindi io direi di lasciarlo così, poi magari vedremo come aggiustare gli indicatori. Fatto questo, allora, i soci sono soddisfatti perché vengono coinvolti i loro terreni conferiti in maniera adeguata, no? Come indicatore io ci ho messo annuale, no? Numero di nuovi ettari coinvolti nelle progettualità. Perché noi abbiamo degli ettari che stiamo già svolgendo delle progettualità, banalmente quelle che abbiamo recuperato su dove ci facciamo attività pascoliva. Però questo qua, noi come misuriamo la soddisfazione? Ampliando le attività. No? Poi, questa qua, i soci conoscono bene l'associazione. Noi questa cosa qui tipicamente l'abbiamo definita come numero di attività di comunicazione intraprese. Qua ci sarebbe un approfondimento sul piano di comunicazione, no? Però sarebbe troppo complesso. Non so, professor Petanella, lei ci riesce a dare qualche consiglio? Difficile.
veramente. Esatto. Lasciamolo così generico e poi magari dove vedremo che ci sono le robe di comunicazione, magari con qualcuno un po' più esperto di comunicazione ci facciamo aiutare. Il numero di soci che partecipano alla assemblea. Esatto. Bravo, bravo. Dicevo qualcosa di simile, pensavo, grazie. I soci conoscono bene l'associazione, il numero di soci, benissimo. Numero di soci che partecipano attivamente. Giusto questo. Però devi dire a cosa attivamente, anche secondo me all'assemblea oppure a qualche attività di comunicazione ad hoc. Alle assemblee, dai. Intanto, poi vedremo cosa metterci. Comunque già quello lì va bene. Investiamo in maniera adeguata gli utili dell'associazione per aumentare la visibilità. Anche qua noi abbiamo messo il numero di attività di comunicazione. Cioè qua si potrebbe mettere tutti gli indicatori sulla comunicazione, il numero di persone raggiunte, tutte quelle robe lì. Però in questo momento qui per noi è complicato. Cioè secondo me tutta questa roba qui l'andremo a fare anche un po' magari con l'aiuto di qualcun altro. Detto questo, andiamo avanti sul prossimo. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa su quelli lì? Non sono semplici, eh. Andiamo avanti sugli altri. Abbiamo analizzato se i soci concedenti sono disponibili ad affitti a lungo termine. Come indicatore abbiamo messo il numero dei soci disponibili ad affitti a lungo termine. No? Abbiamo deciso quali obiettivi porci a breve, medio e lungo termine, quello che vi accennavo prima. E l'indicatore è conferma o aggiornamento degli obiettivi predeterminati? Sì, conferma. Conferma. Ci sta? Cosa dici, Ivana? Sai che io avevo difficoltà a lasciarlo qua, questo risultato rispetto al monitoraggio. Cioè, io lo metterei come di default questo che... Però potrebbe essere conferma, ma non è un indicatore, conferma o aggiornamento. Professor Patenella, lei cosa ci dice? Vediamo se c'è qualcuno che... O Zanchetta? Per Paolo c'è ancora? Sì, c'è. C'è ma non si vede. C'è, ma è fissa l'immagine, c'è qualcosa. Boh, lasciamolo giallo. Sì, lasciamolo giallo, sì, così ci riflettiamo. Allora, tuteliamo i soci rispetto ad eventuali rivendicazioni di diritti di altri aventi titolo su beni conferiti in gestione. Come indicatore abbiamo messo, guardate che bello, numero di doppi o più soci conferenti per ogni particella, cioè nel senso cerchiamo che per ogni particella ci entrano più soci, perché così misuriamo comunque il fatto che non ci siano, cioè, che ci sia condivisione, no, rispetto al conferimento. Io sinceramente faccio fatica a capire questo risultato atteso, perché il fatto che il terreno sia conferito non vuol dire che c'è la visione da parte di tutti i proprietari. No, l'abbiamo già visto prima, perché capita alle volte, l'abbiamo detto prima quando lei era assente, no? Allora capita alle volte che un socio si prende la responsabilità del conferimento perché crede troppo nell'azione e magari se ha dei conflitti familiari con con proprietario, si assume le responsabilità anche per lui. Però siccome io dico, siccome noi vogliamo tutelare questa azione, cioè nel senso dobbiamo fare delle cose per risolvere questo problema dei soci, cioè nel senso, non lo so, l'indicatore è quello lì, però le azioni poi andiamo a trovarle, no? Si tratta di andare a coinvolgere, andare a cercare di coinvolgere, spiegare le motivazioni magari ai comproprietari che fanno problemi. Non so, robe così.
Succede anche questo nelle ASPO, professore. Oppure succede molto, cioè succede quando ci sono tantissimi, c'è successo che avevamo molte, cioè c'erano tipo dei comproprietari che avevano un ventesimo, no? Abbiamo tagliato o recuperato una particella con 10 quintali di legname e questo un ventesimo veniva a rivendicare il legname di sua parte, no? E si metteva a litigare con il socio conferente. E questo succedeva. Poi si mandavano un po' sull'ostia vicendo, no? Perché, cioè... Però questo è successo. Abbiamo inserito questa roba qua del monitoraggio, abbiamo deciso chi monitora l'avanzamento del nostro progetto e l'abbiamo monitorato. E qua ci ho messo il numero di volte nelle quali abbiamo monitorato lo stato di avanzamento del progetto. Non lo so, potrebbe essere 2 volte all'anno, una roba del genere, d'occhio. Numero di volte all'anno. Ma anche se qua lo mettiamo, nel senso. Ok, vado avanti. C'è qualcosa da dire su questi? Scusate. Direi che ci siamo. Allora, i proprietari dei fondi non soci, allora qui siamo sull'obiettivo quello di incrementare il numero dei soci, no? Allora, i proprietari dei fondi non soci conoscono bene l'associazione. No? Qui stiamo andando a cercare chi non è coinvolto, ok? E anche qua ci abbiamo messo la comunicazione e vedremo come fare. Abbiamo facilità ad analizzare Luca, prego. Luca, analogamente a quanto è stato detto prima, credo, forse anche qui, forse è meglio il numero di non soci coinvolti nelle attività di comunicazione, che partecipano, qualcosa del genere. Destinatari? Destinatari? Sì. I proprietari non soci, i proprietari dei fondi non soci, destinatari? No, pensavo all'indicatore, nell'indicatore. Ok. Andiamo a vedere il numero delle attività, perché ci interessa sapere quanti non soci partecipano alle attività di sensibilizzazione, di informazione. Prova a pensare a questo. Sì, bisogna capire qual è poi la fonte, no? Nel senso che tu andrai a organizzare degli incontri rivolti ai non, quello che immagino io, rivolti a non soci, con lo scopo di sensibilizzarli sul ruolo, sulle attività, sui risultati dell'associazione. Quanti partecipano a questi incontri? Potrebbe essere un'idea. Mm-hmm. Oppure si potrebbe mettere dentro non tanto gli incontri, ma quanto... O altre attività. Sì, esatto. Ci sta, perché no, sto pensando che adesso stiamo facendo moltissima divulgazione su un giornale locale. Sì. E capire qual è la tiratura di quel giornale e magari anche quante persone lo leggono, 3, media, 2. Però qui adesso magari messo così, poi ragioneremo di nuovo quando saranno definite anche le azioni. Però sì, cosa interessa a noi in questo caso, con questo risultato, capire quanti non soci... ricevono le informazioni, non è che dopo possiamo andare a chiedere le avete ricevute o non ricevute, andiamo a valutare indirettamente tramite delle proxy quanti partecipano ad esempio agli incontri dedicati a loro. Certo. Vabbè, analizzare i dati catastali, sai cos'è? Qua io ti potrei dire diminuzione dei tempi. Eh no, attenzione, indicatore, non è un obiettivo che vuoi raggiungere. Sì, chiaro. Perché però per me questo rientrerebbe sempre nelle competenze che vengono richieste all'interno da parte dei collaboratori. Quindi io lo metterei sempre sopra, quindi si tratta poi di declinare le diverse competenze necessarie. Lasciamolo in giallo e poi ci pensiamo io e te come aggiustare anche le due robe. Abbiamo individuato i target a cui rivolgerci, il numero di target. Quindi soci, non soci, soci proprietà, non soci proprietari dei fondi che ci possono interessare,
altri target, diciamo, diretti, esterne, chi lo sa, vedremo. Abbiamo facilità a contattare i proprietari dei fondi, è un po' anche collegato all'analisi dei dati catastali, quindi mettiamo tutto giallo, e mi sa che questo qua se ne va. E abbiamo facilità a contattare i proprietari dei fondi, il numero dei nuovi proprietari contattati. Quindi proprietari non soci, numeri nuovi proprietari, no, tutti, anche i soci, perché molto spesso ci tocca anche andare a contattare i soci per magari chiedergli l'espansione del loro conferimento. Giusto? Così, pensando a voce alta. Vai che ce la stiamo facendo. Allora, qua siamo sulle operazioni di sensibilizzazione, no? Quindi la rete sentieristica è conosciuta, numero di attività, allora, è conosciuta. Io qua, siccome ci facciamo tanto, io ci metterei qualche indicatore in più, sapete qua. Qua facciamo tanto di questa roba qui. E io ci direi anche il fatto che è manutentata e valorizzata. Però c'è già sulla manutenzione. Sì? Dov'è? Ah no, la viabilità forestale, scusami. Esatto, no, esatto. Sì. Quindi diciamo chilometri di sentieri manutentati e valorizzati. Ah sì, dai. Basta andare a contare un po' i progetti che ci facciamo di valorizzazione sopra. E se ci facciamo attività di comunicazione sopra e si riesce. E abbiamo degli ambassador riconosciuti che raccontano le loro esperienze con noi. Paolo, ti ha chiamato Virgilio? Sì. Ivo Pecili ti ha chiamato? Gli ho passato il tuo numero che ti faccia l'intervista. No. Ti fa l'intervista, gli ho fatto leggere il tuo articolo. Quello... Eh certo, sei l'ambassador, il primo ambassador. Oltre, no, dopo Michele, vabbè, anche Michele, insomma, ha già fatto un ambassador, però adesso tocca a te. Quindi stai sicuro che nel giro di qualche settimana ti contatta. E collaboriamo con altre... Vabbè, qua il numero di ambassador. E collaboriamo con altre realtà e organizzazioni... istituti di formazione, associazioni di categorie, eccetera, numero di collaborazioni. Sono conosciuti i prodotti del bosco e del prato e i servizi turistici, escursionistici, terapia forestale, eccetera, numero di attività, questo qua è tutto molto generico, dovremmo fare una roba, chi lo sa, forse Ivana, conviene fare, sto pensando se vale la pena fare un obiettivo specifico solo di comunicazione, come si fa nei progetti europei. Ho un obiettivo specifico oppure in qualche modo dovrei essere aggregato perché sì, ci sono tante attività di comunicazione. Forse potrebbe essere utile fare un elenco di organizzazioni e magari anche in alcuni casi di singoli target di attività di comunicazione. Sto pensando per esempio le guide naturalistiche o società, organizzazioni che si occupano di mountain bike, ovviamente società escursionistiche, alpinistiche. Ecco, sì, però siamo nei target. Ah, però questi qua sono target per far crescere il numero dell'associazione, invece questi qua sono target di servizi, no? Associazioni micologiche. Sì, sì. Come lo scriviamo? Numero di target esterni? Sì. Individuati. E destinatari. Delle attività di comunicazione intraprese. Allora, correggiamo anche questo qua è bello. E sopra ci mettiamo un numero di target, tra virgolette, interni. O plausibili interni. Interni, dai. Ok. Vado avanti, l'ultimo.
qua è, abbiamo una caratterizzazione, tipicizzazione commerciale dei prodotti e un disciplinare. No, qui è sbagliata attività di comunicazione, no? Qui se proprio se questo... Sì, questo è sbagliato. Cosa ci mettiamo? Abbiamo una caratterizzazione, una. Numero di caratterizzazioni, numero di disciplinari? Questo era emerso quando si parlava della filiera zootecnica, ma può essere esteso anche alle altre filiere, può essere esteso. No, facciamo così. Però non è un indicatore messo così, lascialo in giallo che magari la stanchezza ci... Sì. Dov'è che c'è l'errore, scusami? Disciplinare. Ok, bravo. Disciplinare. Collaboriamo con le reti di ricettive, numero di collaborazioni, reti gastronomiche, numero di collaborazioni. Abbiamo competenze nel settore zootecnico, e questo che dicevamo prima, insieme alle potenzialità del castagno, quindi esperienze con esterne approfondite, numero di esperienze esterne approfondite. Perché qua si pensava, no? Cioè, quando l'abbiamo messo, competenze nel settore zootecnico, si immaginava di andare a vedere degli esempi di dove la zootecnia funziona, no? Oppure, se parlava prima anche il professor Petenella, no? Delle esperienze sui consorzi castanili, eccetera, no? Conosciamo le potenzialità, magari sarebbe interessante capire cosa fanno in Toscana su quelle reti enormi che hanno dei castagni piuttosto che da altre parti, no? In maniera un po' più approfondita. Quindi stai già dando delle indicazioni che magari annotale mentalmente sulle azioni, sulle attività da intraprendere. In questo caso cosa saranno? Delle visite di studio presso altre realtà della zootecnia piuttosto che del castagno o magari anche dai tartufai andate. Esatto. Più o meno è questo. Dobbiamo sistemare pesantemente la roba della comunicazione e farci aiutare in quello. Professor Petenella, lei sa consigliarci qualcuno? Sì, ci sono delle società che si occupano di questo settore, certamente. Dovreste però trovare qualche friulano. Sì, di locale, certo. Io mi sono studiato le sue spinofili. Parte il fatto che hanno veramente il lavoro sopra i capelli, quindi non sono disponibili. No, ma sicuramente trovate qualche attività di comunicazione locale che sa fare questo lavoro. Fate una verifica di professionalità. Mm-hmm. Luca, mi è venuto in mente come sistemare i dati catastali lì. Sì. Il numero delle persone che possono operare sul database dei dati catastali. Perché se ce n'è uno solo, non hai facilità. Chiaro. Vediamo che lo metto dentro, che mi piace. E dov'è quello dei dati catastali? L'avevo cancellato? Sì, l'hai cancellato, sì. Mm-hmm. Però lo vai nel foglio old che lo recuperi. Ah, si fa così, guarda. Qual era il risultato? Dato catastale. Eccolo qua. Ctrl Z, Ctrl C. Ho imparato tanto tempo fa a fare backup a mie spese. Allora, abbiamo difficoltà ad analizzare i dati catastali, quindi mi dicevi numero di persone sì. Che possono analizzare i dati. Ah. Ok. Modificalo direttamente come obiettivo anziché come problema, già che siamo qua come risultato. Sappiamo analizzare. Sappiamo. Non so come era scritto. Sappiamo. No, numero di... sappiamo analizzare i dati catastali. Sì, era solo.
Ok? E questo è il lavoro di oggi. Più o meno. E, boh, secondo me, cioè, il lavoro abbiamo scritto tanto, ma credo che tutto sommato, cioè, se ci limitiamo a un cioè, mi verrebbe da dire che di solito su progetti più piccoli, ma molto più piccoli, se ne mette un 2-3 di indicatori per ogni risultato atteso. No? Il problema è che se ci mettiamo 2-3 indicatori qua non riusciamo poi a misurare, no? E quindi limitiamoci a questi. E credo che se non c'è altro da dire, la prossima volta lavoriamo sulle quantità, su il tempo, cioè tipo la prospettiva temporale in cui ci mettiamo lì a fare sta roba, e volendo, se riusciamo, su chi fa questa cosa. Se la fa l'associazione, se lo fa altri, se lo fanno i volontari, se lo fanno il comune, se lo fanno i collaboratori, eccetera. Ok, c'è qualche commento? Prima che devo ricordarmi assolutamente di farvi di fare una considerazione finale, organizzativa. Michele, vuoi dai, dici qualcosa? Sì, io dico questo è uno strumento che bisogna tenere, osservare e verificare se viene utilizzato. Cosa vuol dire? Se dobbiamo fare queste analisi sugli indicatori, no? Di individuare gli indicatori, poi temporalmente bisogna fare questa azione. Certo, quindi guarda, individuare le persone. Posso dirti? E anche chi ha, non so, ci sarà un aggiornamento da scrivere in qualche cosa. Certo. Guarda, io qua ho messo dentro. Ah, professor Petenella, un secondo che allora, stamattina mi hanno dato un suggerimento che non ho avuto il tempo di approfondire in maniera adeguata. Mi hanno suggerito, tra gli indicatori, di non metterli in maniera generica come abbiamo fatto noi, ma prendere quelli del PSR e capire se ce n'è di compatibili da mettere dentro, in maniera da allineare, se vogliamo, le cose. E adesso non l'abbiamo fatto, però magari è una cosa che possiamo migliorare un po' andando avanti. Cioè, sicuramente alcuni indicatori sono già compatibili, altri ce li siamo inventati. Perché comunque facendo questo, ed è un po' quello che ci stiamo anche ponendo, stiamo cercando di integrare il nostro programma, perché questo qua non è più un progetto, ma per me è un programma, no? Un programma, sì. Questo qua è un programma, non è un progetto. Progetto, ma anche programma, perché poi bisogna seguirlo, bisogna fare. Sai cosa? Voglio farti vedere, noi stiamo già lavorando a un bando che finanzia le associazioni del terzo settore, come quello che abbiamo vinto, no già, che banalmente, o in maniera non tanto banale, tra le azioni che faremo all'interno di questo bando, che tra l'altro è anche abbastanza interessante, e andremo a prendere le cose che abbiamo scritto. No? E quindi cominciamo a mirare agli indicatori. Capito? Tra l'altro, non so, ci chiedono il cofinanziamento del 20% su un budget di 30.000 euro. Noi ci compriamo 6.000 euro di pali. No? E sono tutte spese ammissibili. Che tra l'altro abbiamo già budget per farlo. Ok? E detto questo, mi auguro che non sia un problema per nessuno. Adesso vediamo, ditemi. E c'è qualcuno che vuole commentare ancora qualcosa su questo? Ivana?
Allora, beh, visto che mi chiami in causa, per quanto riguarda la coerenza tra questi indicatori e gli indicatori del PSR, sì, è un lavoro, è un esercizio che potrebbe essere utile, però già se dici di inserire alcune di queste linee su altre fonti di finanziamento che non sono PSR, a questo punto dovresti utilizzare gli indicatori di quelle linee di finanziamento, cosa che la vedo, insomma, abbastanza laboriosa. Quindi valuta questa cosa qua del tener conto degli indicatori del PSR, perché le linee di finanziamento potrebbero essere diverse da quelle del PSR. Mm-hmm, chiaro. Allora, professor Patanella, le vuole aggiungere qualcosa? Zanchetta, se c'è ancora che ci ascolta o meno. Sì, soltanto una precisazione rispetto anche al tema che ha trattato Ivana Nau. Ora, gli indicatori del PSR sono indicatori sull'impatto complessivo di tutte le misure prese dalla regione. Noi stiamo facendo un esercizio che è più collegato alla logica dello sviluppo dell'associazione. Certo. Siamo più nella logica SPLAN, anche se non ci muoviamo in una logica profit, ma più di carattere sociale, di una singola azienda, di una singola organizzazione. Quindi possono essere utili perché sono stati considerati, valutati dopo lunghe esperienze, però prendiamoli con una certa anche distacco, perché non rispondono ai nostri bisogni. Chiaro. Allora, cioè, Renato vuol dire qualcosa? Non so se anche Franco, Romanud. No, mi pare che gli indicatori sono già molti, quindi io non li non li articolerei più di così. Chiaro, chiaro. Boh, indicatori su 5 anni, eh? Sì, poi mica tutte queste robe qua le faremo in un anno, è impossibile. No, invece cioè, mi è sorto un piccolo problema organizzativo, no? E martedì 16 e martedì 23, dalle 14.30 alle 18.30, io ho dei corsi di formazione ai quali voglio partecipare, no? E per me è abbastanza importante partecipare a questi corsi di informazione, anche per l'attività qua all'interno del comune, è molto fondamentale, no? Perché comunque mi darebbero degli inquadramenti di carattere generale dell'ente che mi interessa avere. E per voi, no, quelli presenti, è un problema anticipare questa attività al lunedì? Adesso ti dico di no. Ok, quindi lunedì al posto di fare il 16 e il 23 facciamo il 15 e il 22. Ah, per me va bene. Sì. Per quanto riguarda il 15 mi collegherò con una mezz'ora di ritardo circa, perché fino alle 5:30, ma insomma non è un problema, quindi poi cambio zoomata. Professor Patanella, lei? Anch'io ho qualche problema il lunedì, però forse posso partecipare. Okay. Non vi dico dove sono, perché sto facendo un'irregolarità in base alla legislazione attuale sul Covid. È registrata, Davide, mi raccomando. Allora. Allora ritiro quello che ho detto. Vado a trovare le mie due nipotine a Bruxelles in un viaggio in macchina. Franco, per te ci sono problemi? Zanchetta? No, va bene. Erika Zambon? Ok, Erika va bene. Sì. Va bene. Per Paolo? Io mi scuso, riesco a seguire poco perché qui ci sono sempre cose da fare, quindi vi seguo, ma non riesco a essere molto presente. Mi va bene fino a una certa ora, perché poi ho il dentista lunedì sera, quindi va bene. Mi devo lasciare, ma comunque rimaniamo tenete come data. Tu hai problemi, Michele? No,
lunedì 13, sì, ma anche la... No, radio... lunedì 15. Lunedì 15, sì, scusa, aspetta un po'. Intanto vi porto il saluto del neo direttore del servizio, Gabriele Iacolettic, che vi saluta. Bene, grazie. Gabriele? Bene, bene. Anche la Erika dovrebbe essere impegnata. Cosa? 15. Sì, è vero, scusate, siamo impegnati io e Michele lunedì 15. Ok, e eventualmente il... Sì, sì, vediamo. Allora, io il mercoledì posso. Mercoledì 17 posso. Come siete voi mercoledì 17? Questo qua lo sposto. Mercoledì delle ceneri. Sì. È mercoledì delle ceneri il 17. E... Buh. Cosa facciamo? Facciamo lo stesso il 15? Dovete fare? Sì. Dai. Probabile che io non posso esserci neanche la rete. Da che ora a che ora non puoi esserci tutto il tempo? La sera, è inutile. Sì. Beh, Luca, ma che ora ti dici tu? Fai una valutazione di quanti possono... Eh sì, sì, lo so, lo so. Lo so. Perché abbiamo avete benessere che la dice avete imprese, ah, okay. Che non sai i tempi, sei lì quella sera lì e quando finisci sei libero. Ah, ho capito, capito. Puoi programmare proprio nel dettaglio. Perché però poi cioè, un'altra alternativa potrebbe essere posticipare l'inizio, però poi viene tardi. No, se, no, siamo, no, se siamo stanchi poi è peggio. No. Io allora non lo so. Salta di una settimana, Luca. Non è che sì, volendo si potrebbe saltare di una settimana, con quella che però magari saltiamo sì di una settimana, no? E non so se la Ivana è d'accordo. Noi ci sentiamo lo stesso. Ci sentiamo. Noi ci sentiamo lo stesso e buttiamo giù le ipotesi di quantità, tempo e tutto quello che riusciamo. Meglio. Perché vedete che questa roba qua è lunga, eh? No? Cioè, nel senso, è un lavoro molto lungo. Secondo me, io ci stavo pensando anche a questa cosa qua. Quindi sospendiamo una settimana, lavoriamo noi a un aspetto piuttosto tecnico dove buttare giù delle proposte su queste robe qui e poi magari la prossima, il prossimo incontro fra due settimane ci risentiamo e analizziamo quei dati lì. Quindi il 22, quindi il lunedì 22. Sì, alle 17. Lunedì 22 alle 17, io faccio così e sono a posto. Okay? Ok? Bene, credo che... Possiamo... Michele e la Erika, ci sono 22? Ah sì, per adesso sì. Ci sono, dicono. E, ok, bisognerà fare un'adeguata comunicazione. Francesco, tu sei disponibile? Romanut? Io adesso non posso dire, Luca. Va bene, dai. E manderemo un po' di mail, lo scriveremo bene che il prossimo incontro è stato spostato a lunedì 22 e poi riprenderemo così. E, sì, lunedì 22. Ivana, poi con i tempi come siamo? Sì, insomma... Sì, ci troviamo noi prima, che così arriviamo con delle proposte chiaramente non definitive, ma delle proposte da discutere, così forse se il lavoro è già strutturato si riesce ad andare avanti più rapidamente. Anche. Comunque, sai cosa? Insomma, tutto sommato... Ma siamo bene, dai. No, tutto sommato siamo bene, ok? Tutto sommato siamo bene. Io credo, non so se... Io parlo magari anche con la Ivana, ma poi magari anche con Petenella o Zanchetta, che un po' conoscono questi strumenti. Forse anche Renato. Cioè, nonostante tutto, cioè, il lavoro adesso è già in uno stato piuttosto avanzato, no? Ce ne siamo resi conto abbastanza. Cioè, insomma, le cose che vogliamo fare
le abbiamo chiare, ed è questo qui la roba importante, no? E con la prospettiva che ci eravamo dati di approvare il documento a fine marzo con le scadenze del terzo settore, perché c'è una scadenza legata all'adeguamento degli statuti, cioè io non vedo nessun problema nell'approvare sto piano qui, anche se non è stato completamente sviluppato, perché comunque cioè, senza andare a convocare senza andare a convocare l'assemblea due volte, perché diventa un problema, no? E anche perché comunque a fine marzo dobbiamo metterci lì a raccogliere le deleghe per modificare lo statuto, e tra l'altro queste due settimane di tempo potrebbero esserci utili anche a questo, per avviare questa attività, no? E quindi cioè, nel senso, secondo me non dico che già così è abbastanza esaustivo rispetto alle cose, perché poi andiamo molto sul tecnico, cioè andiamo veramente molto sul tecnico, comunque lì c'è un po', tra virgolette, credo tutto l'indirizzo politico, se vogliamo, delle cose che abbiamo condiviso, o no? Professore Petanella dice sì, voglio andare dalle nipotine a Bruxelles. Beh, insomma, è ragionevole. Cosa dici, Ivana, tu, no? Sì, dico anch'io che secondo me è già molto ben strutturato e vorrei invitare un po' tutti noi a ricordare il primo giorno quando ci siamo visti la prima volta, quando annaspavamo nel buio totale, quindi veramente avete fatto un gran lavoro, avete fatto per far emergere quelle che sono le criticità principali su cui proseguire. Anche se per l'assemblea non c'è un dettaglio elevato, ma è normale, insomma, anche perché già diceva prima Davide Petanella, ci sono alcune azioni tipo un piano di comunicazione che deve essere affidato a che insomma, sarebbe auspicabile affidare a chi fa questo per lavoro, quindi insomma sono affidamenti successivi di incarico, quindi direi che secondo me per l'assemblea si arriva con un documento strutturato che può essere approvato. Secondo me il piano di comunicazione ce lo possiamo mettere dentro quel bando del terzo settore, a manetta lo possiamo mettere dentro. Bene, dai, credo che possiamo salutarci. Grazie mille a tutti. A lunedì 22, allora. Grazie, buonasera. Ciao, buona serata, grazie.